sera, cena da sporto della Cloche 1967 Torino. Tutto questo packaging stupendo, veramente elegante. E tutto quanto viene corredato da tutte le istruzioni, ingredienti, allergeni, cioè tutto è completo. Andiamo a cominciare. Questi qui arrivano in queste confezioni. Poi c'è il burrino salato e poi le acciughine. Oplai. Queste qui ce le mettiamo sul crostino di pane. Primo antipasto. Insalata di gallinella bianca di Saluzzo, sedano julienne, uva passa e nocciole. Tac. Un vitello tonnato. Con la sua salsina. Sono le fettine a forma di rose. Il cappero. E poi andiamo a prendere la salsina. Voilà. I due antipasti della cena da sporto della Cloche 1967 Torino. I ravioli del Plin della Cloche Express con il sughetto ai tre arrosti, arrivano belle che pronti, pronti nel senso da cuocere. Appena i Plin vengono a galla si tolgono, salgono a meraviglia. Noi li buttiamo dentro. E l'acqua di cottura dei Plin non la buttate via, vi servirà per mettere dentro la guancia, così mentre voi mangiate i Plin la guancia e le cipolline si scaldano. Facciamo addensare un attimino la salsa. Abbiamo fatto saltare i nostri Plin e li andiamo a impiattare. Uno spettacolo sia per la forma che per il profumo. E questo fa parte del pacchetto dell'asporto della Cloche 1967, hashtag a casa tua gourmet con Vivium. E intanto che vi gustate i Plin, vi aprite la scatoletta dello stracotto con le cipolline. Nell'acqua che avete tenuto dei Plin, guardate un po', luff! Filetto di ombrina al cartoccio. Questi sono involucri che possono andare nel microonde. Mettiamo dentro per 2 minuti e aspettiamo. E dopo ce lo andiamo a mangiare. Ok, sono passati 2 minuti e lo andiamo a impiattare perché non c'è altro da fare. Voilà. E lo presentiamo a tavola nel suo cartoccio, che è anche molto bello. Ci sono delle olive, dei pomodorini e le zucchine novelle. Questo è il filetto di ombrina dell'asporto della Cloche 1967. Stracotto di guancia di vitello, un asporto facile, facile, facile. Arriva già praticamente tutto coccoloso. Asporto e anche delivery della Cloche 1967 Torino. Dolcino. Questo è il bonnet classico dolcino piemontese, con i suoi amaretti. Poi abbiamo la pastiera di riso. Voilà. Così. Hashtag a casa tua gourmet con Vivium.